Bene, ben ritrovati. Ora siamo con Sabina Pulvirenti che ci illustrerà la sua esperienza nell'applicare metodologia Agile al mondo editoriale. A te la parola. Grazie. Cambiare. Dico la parola cambiare, che cosa viene in mente? Non vuole rispondere? Va bene. In genere ci sono tre tipi di persone che reagiscono in maniera diversa alla proposta di cambiare a questo mondo. Il primo tipo di persona è una persona che si motiva, dice sfida accettata, andiamo. La seconda persona dice vediamo, stiamo a vedere quello che succede e poi decido se cambiare o no. Il terzo tipo di persona dice no, assolutamente, ho paura, panico, non voglio cambiare. Ora, non so voi, ma io appartengo al terzo tipo di persona. E questa storia comincia in un ambiente quasi idilliaco. Io vivo da 7 anni in Spagna, lavoro a Softonic, un'azienda che è nata come portale di download, dove scrivevo di software. Quindi ho iniziato a fare la giornalista lì per 2 anni, poi ho fatto altre esperienze, però sempre all'interno della stessa azienda. E ho costruito il mio team, un team di 5 persone, avevamo la nostra strategia, il nostro modo di lavorare, il nostro workflow e tutto filava perfettamente liscio, o almeno così pensavo. A un certo punto un meeting con i miei capi, un meeting come tanti altri, e da questo meeting salta fuori che Softonic si deve trasformare da un download portal a un magazine, un giornale. Dobbiamo trasformare i content manager in giornalisti. Disastro! Il cambio, che è la cosa che meno mi motiva, anzi. Comunque, bisognava mantenere la calma e cambiare tutto. Bisognava cambiare la strategia, bisognava cambiare gli obiettivi, c'era una nuova struttura, nuovi goal, io avrei dovuto cambiare il mio ruolo, c'erano addirittura nuove job description all'interno del dipartimento editoriale. E quindi la mia reazione è stata quella. Per darvi un'idea, la struttura della compagnia è cambiata da questa, dove c'erano diversi team editoriali per ogni lingua locale, a quest'altra, dove i team editoriali rimanevano, i team locali, però erano molto più piccoli, e si creavano dei nuovi team che erano team di prodotto. Ci occupavamo di scrivere notizie, di scrivere articoli, di fare video, di curare il catalogo, e questi team erano internazionali, 5 diverse lingue in ognuno di questi team. Io dovevo passare dal team italiano alla direzione del team articoli e gestire quindi queste 8 persone che erano di 5 diverse nazionalità. La mia reazione è stata quella, però come sempre succede in questi casi, quando sei nel panico più totale, arriva l'aiutante, il consigliere, una persona più saggia che ti dice la cosa giusta al momento giusto. E la persona che mi aiutò in quel momento fu il mio ex capo brasiliano, un po' new age, che si mise lì e mi disse: Sabina, tu hai paura del cambio? Ora, io sono acquario, non so se conoscete gli acquari, però una domanda del genere, ovviamente la risposta qual è stata? Io? Assolutamente no! E di conseguenza mi disse questa frase: se c'è qualcosa che non ti piace, che puoi cambiare, cambiala. Se non è in tuo potere cambiarla, allora forse è meglio che cambi il tuo atteggiamento. Non so qui manco a dirvelo, ovviamente non era nelle mie possibilità cambiare quello che stava succedendo nell'impresa, quindi non mi restava nient'altro da fare che considerare quella sfida che si proponeva e cercare di capire cosa fare di questa babele che si proponeva, cioè il mio nuovo team con 5 diverse personalità. E da dove iniziare? La risposta era Scrum. Scrum già si usava all'interno della nostra compagnia nei dipartimenti tecnici, nei dipartimenti di sviluppo del sito. E i miei capi si erano messi in testa che usare questa tecnica, questo framework, sarebbe stato utile per fare questo cambiamento che avevano in mente di fare all'interno del dipartimento editoriale. Quindi informazioni sull'argomento ne ce n'erano tantissime, avevamo anche un direttore di metodologia agile all'interno del sito. E quindi decidemmo di adottare questa metodologia. Ora, ovviamente la maggior parte di voi la conoscono e anche meglio di me, non sto qui a parlare di come funziona, però questa è la storia di come abbiamo adattato il framework a una realtà editoriale dove non è
così facile usare, non è stato ancora fatto in molti siti di adottare questo tipo di metodologia. E i nostri goal erano trasformare i content manager in giornalisti, sviluppare un maggior teamwork dentro questo team totalmente multiculturale e migliorare efficienza e qualità dei contenuti. E quindi bisognava intervenire su tutti e tre i livelli di Scrum, sui ruoli, sulle cerimonie e sugli artefatti e adattarli alla nostra realtà. Non potevamo prenderli così com'erano e farli imparare al team. E intanto, già dal 2009, c'erano state varie esperienze di adottare metodologie agili dentro realtà editoriali, però erano più relative a progetti esclusivi di creazione, per esempio, di una community, non entravano nel workflow giornaliero di questi giornali. Quindi tutto quello che vedete è basato su un procedimento empirico, provare, rendersi conto degli errori, cambiare qualcosa. Cominciamo dalla cosa più semplice, gli artefatti. Il product backlog della metodologia Scrum per noi è il calendario editoriale, cioè la lista di tutti gli articoli che andremo a produrre in un determinato periodo di tempo, con il responsabile, il target, l'argomento, il sistema operativo e il tipo di contenuto che andiamo a creare. Ovviamente non è così facile, cioè non si va a creare una riunione per produrre il vostro backlog, ci sono delle variabili che subentrano all'interno del processo, adesso vedremo quali. Il secondo artefatto è lo sprint backlog. Lo sprint backlog, abbiamo provato varie tecniche, abbiamo iniziato dalla classica lavagna con i post-it dove ognuno scriveva l'argomento di cui andava a trattare nei prossimi giorni, abbiamo provato Trello. All'interno di Trello abbiamo inserito in quella che è un board ereditato in realtà da Kanban, abbiamo inserito anche la cartella Inbox, che è una colonna che permette di inserire nuove idee proposte da valutare da parte dei giornalisti. Dopodiché ci siamo resi conto che Trello non era scalabile. Purtroppo con il dipartimento di 70 persone che avevamo, che comportava anche la traduzione di tutti gli articoli in 10 diverse lingue, non era una cosa gestibile perché era abbastanza poco scalabile. E quindi abbiamo adottato Jira. Usando Jira ci siamo resi conto che c'erano delle altre necessità. Non bastava soltanto la colonna degli articoli da fare, degli articoli in progress e quella degli articoli pubblicati. Era necessaria la colonna della revisione per migliorare la qualità degli articoli. E in quel momento subentrava il copy editor che analizzava la qualità dell'articolo prima di pubblicarlo. E c'era la colonna post, che è un mezzo fallimento, perché come sappiamo bene in Kanban non bisognerebbe mai lavorare a più di due, tre oggetti alla volta. E noi addirittura siamo dovuti ricorrere alla colonna post, cioè in alcuni casi alcuni task vanno bloccati. Perché? Perché nel mondo giornalistico ci sono le breaking news, le urgenze, ci sono delle cose che non possiamo pianificare, non possiamo controllare, che subentrano all'improvviso, e allora in quel caso per problemi di risorse, se non c'è nessuno che può occuparsi di un articolo, un editor deve bloccare un task e passare a un altro. E passiamo agli eventi, le cerimonie di Scrum. Lo sprint planning meeting avviene nella nostra redazione ogni lunedì, quindi abbiamo uno sprint settimanale. E questo meeting dura 2 ore e all'interno del meeting si stabilisce le cose a cui si lavora durante la settimana. Quello che vedete è il team di Articles, il team con cui lavoro. Quello che succedeva durante questo meeting, che doveva durare su 2 ore, era... Il meeting si prolungava fino a 3, 4, 5 ore. Perché? Perché subentravano i problemi tipici di una redazione. Numero uno, i giornalisti hanno un ego abbastanza grande, ognuno doveva dire la propria opinione e dire che articoli fare e come farli. E l'altro era che mancava un focus a volte a causa della continua creatività dei giornalisti che ovviamente venivano con nuove idee di nuovi articoli. Quindi la soluzione:
avere un'agenda ben chiara per ognuno di questi meeting, dove ognuno degli editor è responsabile di un progetto e deve dichiarare lo status di uno o di un altro progetto. Importantissimo avere anche i tre ruoli tipici di una riunione: il chairman, il minute taker e il timekeeper soprattutto. In una redazione editoriale fare solo un sprint planning meeting a settimana non basta, ci sono molte cose che si possono pianificare più a lungo termine. Quindi abbiamo anche un meeting, uno sprint meeting trimestrale, ogni 3 mesi, 2 settimane prima che inizi il trimestre, e uno mensile per rendersi conto di come è cambiata la situazione nel mondo delle notizie, delle attualità, e se subentra qualcosa di più importante, si rimuove qualcosa dal backlog e si aggiungono nuovi articoli. Il daily stand-up, che dovrebbe essere una delle cose più semplici che permettono di il buon funzionamento di Scrum, è stata una delle cose più difficili da implementare all'interno del mio team. Ora, in questa foto vedete che c'è qualcuno che sorride, sembra un'atmosfera rilassata, sembra che va tutto bene. In realtà arrivare a questo non è stato affatto facile. Abbiamo iniziato con le classiche domande che ci si fa durante il daily stand-up. Che cosa sono riuscito a conseguire oggi? Che cosa farò che cosa sono riuscito a fare ieri? Che cosa farò oggi? E quali ostacoli stanno impedendo la mia evoluzione, il mio riuscire a portare a termine quello che sto facendo. A questo abbiamo aggiunto le notizie della giornata, come una piccola rassegna stampa molto concentrata per vedere se c'è qualche articolo più importante da scrivere. In realtà tutto questo è stato molto difficile da raggiungere perché i content manager con cui stavo lavorando erano abituati a lavorare così. In casa, freelancer, nessun lavoro di squadra, semplicemente scrivere le notizie, gli articoli che gli pareva e contattare le redazioni a distanza per informare di quello che stavamo scrivendo. Quindi non è stato facile, il teamwork è stata una delle sfide più importanti all'interno del nostro lavoro. E come l'abbiamo risolta? Con un'invenzione, lo Scrum Breakfast, che ovviamente non può essere fatto tutti i giorni perché dura di più, non è 15 minuti, è mezz'ora. Si fa una volta a settimana e la particolarità è che include anche un momento di brainstorming, una discussione editoriale che alimenta la motivazione dei giornalisti. La nostra settimana si chiude con la sprint review, la retrospettiva. E ci sono tantissime attività di retrospettiva e una delle attività più entusiasmanti è stata proprio quella di pensare l'attività più giusta per la retrospettiva della settimana. Abbiamo iniziato con il classico Mad Sad Glad, scrivere su un foglietto le cose che ci hanno fatto arrabbiare durante la settimana, cioè di cui siamo tristi e le cose di cui siamo felici, con ovviamente le azioni, cosa possiamo fare nel nostro piccolo per riuscire a migliorare quello che non è andato bene durante la settimana. Ovviamente in una redazione giornalistica solitamente la lista di mad e sad era molto più lunga di glad. E poi abbiamo provato un altro tipo di attività, bouquet, brick baths and bulbs. E sostanzialmente qui era più focalizzata sulle persone, costringeva il giornalista a non guardarsi l'ombelico ma a guardare gli altri e rendersi conto quello che avevano fatto meglio, le piccole critiche costruttive che potevano fargli per migliorare nel lavoro di tutti i giorni e anche le idee che erano venute durante la settimana. Però in realtà il tipo di attività editoriale di cui siamo più soddisfatti erano delle retrospettive editoriali create da noi stessi. Va benissimo rendersi conto di tutte le attività che ci sono su internet, sui libri della letteratura specializzata, eccetera, però una volta che avete in mente il vostro obiettivo, quello che volete ottenere e il risultato editoriale che vi aspettate, provate a fare voi la vostra retrospettiva. Ora, io ne ho fatte tantissime, se volete più informazioni ne possiamo parlare dopo, potete chiedermi via Twitter, quello che volete. Però è questa la parte più interessante del lavoro di Scrum in una redazione editoriale, vedere quello che si è fatto e rendersi conto di quello di cui si può migliorare e implementarlo negli sprint successivi. Passando ai ruoli, il nostro team di sviluppo in questo caso è il team di contenuti
È importantissimo che rispetti i classici valori di Scrum delle metodologie agili, che sia auto-organizzato, che ci sia piena trasparenza, che si possano dare anche feedback difficili in una maniera neutrale, non venga presa mai dai giornalisti, e che sia flessibile. In realtà l'ideale sarebbe che in un team, in un content team, in questo tipo di metodologia, ci siano un grafico, un video editor, un content strategist, chissà, degli sviluppatori anche che lavorano alla parte grafica del sito. Noi purtroppo potevamo solo lavorare con un grafico e con un video editor, quindi dal punto di vista di reperibilità dei contenuti e anche di layout, in realtà i risultati non erano ottimali. E quello che ero io ero sostanzialmente product owner e scrum master insieme, e questo non va bene, chiaramente. E, è super importante che riusciate a dividere i due ruoli, quindi anche se create un team da zero, un team di giornalisti che non ha mai lavorato con Scrum e non sapete chi può essere lo Scrum Master, osservate il team, rendetevi conto di qual è la persona che è più empatica, che riesce, che ha più un problem solving più alto, che ha questa attenzione verso i compagni, e cercate quello, probabilmente il vostro uomo, e quindi a un certo punto sarà lui che dovrà fare lo Scrum Master. Liberatevi di questo lavoro, altrimenti lo farete male entrambi. Lo Scrum Master è focalizzato sulle persone, il product owner è focalizzato sul task. Scusate, parlo mezzo spagnolo, mezzo inglese. A parte questo, cosa ho imparato da questa esperienza? Numero uno, la differenza tra un boss e un leader. È molto importante scendere in campo con il team, soprattutto se è la prima volta che adottate una metodologia agile dentro un team giornalistico che non ne ha mai sentito parlare. È scendere in campo in prima persona, sporcatevi le mani, lavorate insieme al vostro team, fate vedere che non è qualcosa che state imponendo, ma è qualcosa che si sta costruendo tutti insieme. E la seconda cosa, che cosa significa essere un coach? Essere un coach è chi non scioglie il nodo che si propone davanti nei problemi di ogni giorno, ma ti dà gli attrezzi per scioglierlo. Non è la persona che ti dà la risposta giusta, ma è la persona che ti fa le domande giuste. Se non avete visto, vi consiglio questo video su YouTube, dove è chiarissimo quello che fa un vero coach. E nel mio caso, ovviamente, il mio coach era stato il mio ex capo brasiliano, che mi aveva dato la citazione giusta al momento giusto. In questa conversazione, spero, adesso ci sia abbastanza tempo per le domande, quello che spero di essere riuscita a essere per voi è un po' come quello che è stato il mio ex capo con me, cioè essere riuscita a darvi la citazione giusta al momento giusto. Il messaggio di questa presentazione è: non vi affidate a un metodo preconfezionato, create il vostro metodo. Non dipendete in maniera passiva da un metodo già creato, ma create qualcosa che funzioni soltanto per voi, e continuate a rompere le tradizioni, vi supplico. Domande? Allora, io volevo sapere una cosa fondamentalmente. La prima è proprio un discorso tecnico. Avete parlato di daily stand-up meeting una volta a settimana. E quindi mi confermi questa cosa? Il daily stand up era ogni giorno. Ogni giorno. Una volta a settimana era lo scrum breakfast, in realtà, che durava mezz'ora. Ok, era più lungo. Bene, perché questa era una cosa che non avevo capito e non mi tornava. Infatti volevo magari criticare questa cosa, quindi mi torna perfettamente. La seconda, che credo sia la più importante, è come avete effettuato la formazione delle persone che dovevano partecipare a questo cambiamento? C'è stata una formazione formale, oppure qualcosa che è stato passato un po' per volta, così, diciamo, per affiancamento? Allora, come vi dicevo prima, all'interno dell'azienda già Agile era qualcosa di conosciuto, insomma, i dipartimenti tecnici lavoravano con Agile da molto tempo. Quello che abbiamo fatto è stato un workshop di 2 giorni con il direttore Agile della compagnia, che ha spiegato il metodo e ha fatto proprio delle attività con gli editor, delle attività concrete per mostrargli cosa significava Agile giorno dopo giorno. A parte quel workshop, a parte consigliare un libro e degli articoli online, non abbiamo fatto altro. Poi è stato un imparare giorno dopo giorno.
Io ho quattro domande, ma parto con una, se c'è qualche don altro fermatemi, quindi tranquillamente. Volevo sapere se il product backlog e lo sprint backlog erano nella stessa board o c'era un processo di passaggio tra questi due backlog. Ha individuato un problema. Abbiamo iniziato con due backlog separati. Il product backlog in Excel, quello che hai visto nell'immagine, e lo sprint backlog nel Jira. Poi ci siamo resi conto che ovviamente questo comportava un lavoro manuale dove si perdevano informazioni, era abbastanza confuso. Quindi abbiamo trasportato tutto dentro Jira. Quindi abbiamo una colonna dove c'è tutto il backlog completo da adesso fino a prossimi sei mesi, e lo sprint backlog che è molto più ridotto, dove lavoriamo costantemente. Se c'è qualcun altro passo, no, vado io. Retrospettive, vorrei sapere meglio quante ne fate e ogni quanto e quanto durano. Allora, la retrospettiva ogni settimana si fa il giovedì pomeriggio, che è la nostra chiusura settimanale. E, quando è una retrospettiva che riguarda il workflow, lo stato, come è andato il lavoro, è una retrospettiva abbastanza corta, dura 45 minuti. Una volta al mese facciamo una retrospettiva editoriale, dove guardiamo a quello che abbiamo scritto durante il mese e cerchiamo di capire come possiamo migliorare il contenuto. Qual è la maggior difficoltà che hai parlato di ego dei giornalisti, qual è secondo te la difficoltà più grossa che avete dovuto affrontare? Le difficoltà più grandi sono mancanza di teamwork, come dicevo, la maggior parte di loro sono giornalisti freelancer, sono stati. Qualcuno non era neanche mai stato giornalista, quindi è stata la parte più complicata. E la seconda, le breaking news, ovviamente introdurre le breaking news, che sono qualcosa che cambia ogni giorno, ogni ora, costantemente, dentro un sistema così è abbastanza complesso. Il team news in realtà all'interno del dipartimento sta usando Scrum, però chiaramente a sprint di un solo giorno. E poi sì, l'ego dei giornalisti in realtà all'inizio è stato complicato, però una delle cose positive di Scrum è che l'interazione che consente tra le persone del team permette di pensare di più a quello a cui si sta lavorando insieme piuttosto che alla singola persona, e quindi con il tempo in maniera quasi naturale migliora. Grazie, dopo ti faccio altre domande. Grazie a te. Abbiamo ancora tempo per qualche domanda, se qualcuno vuole. Allora, grazie. Grazie a voi.